Ciao a tutte, ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Come avrete letto dal titolo, oggi video haul super ricco. Devo farvi vedere veramente tantissime cose, prodotti che ho acquistato io e prodotti che mi sono stati mandati da due aziende, con una delle quali avevo già collaborato e con una appunto è la prima volta. Allora, io partirei prima con gli acquisti che ho fatto io e vi ricordo che vi metto giù nell'info box l'elenco di tutte le cose che vi mostro, i relativi prezzi. E per quanto riguarda le collaborazioni, vi metterò tutto giù nell'info box, tutti i link diretti per andare a vedere il prodotto, andare a vedere quanto costa, eventuali codici sconto, insomma ve ne parlo comunque nell'arco del video. Allora, io partirei con gli acquisti che ho fatto da Sephora. Allora, so che in qualche precedente video avevo detto che non l'avrei mai acquistata, ma insomma mai dire mai, e mi sono convinta a fare questo acquisto una volta per tutte perché le facevo la corte da tantissimo tempo. Sto parlando di una palette di Huda Beauty. Non ho preso la Rose Gold perché ho preso la versione insomma dupe limitazione di Makeup Revolution, con cui mi trovo benissimo. Ho sentito delle recensioni in cui se ne parla molto positivamente di quella palette e io confermo assolutamente, perché è una delle mie palette preferite. E appunto da Sephora ho preso la Desert Dusk, finalmente l'ho presa anch'io e ve la faccio vedere, ma insomma sicuramente l'avrete già vista migliaia di volte, sono io insomma che sono arrivata un po' in ritardo. E buon packaging, stupendo, molto carino, e questa è la palette. Allora, ecco qui, ma è una palette che sicuramente conoscete benissimo e insomma io non vedevo l'ora di acquistarla, perché ci sono poi tra l'altro degli ombretti insomma che mi avevano molto entusiasmata quando avevo visto gli swatch. Sono esattamente questi, Twilight Retrograde, credo che si legga così, insomma scusate come sempre la mia pronuncia, e sono praticamente questi due colori qui, questo e questo. Allora io spero che si riesca a vedere bene, insomma mi devo abituare anche un po' con la ring light. Diciamo che avevo sempre temporeggiato, perché questa palette insomma ha un prezzo un po' altino, e comunque Sephora non mette mai sconti su diciamo i prodotti di punta, non so, tipo i vari prodotti di Anastasia, Beverly Hills, Huda Beauty, Fenty Beauty e così via. Comunque l'ho acquistata. Alla fine insomma vi dirò un po' tutto, nel senso che io vi pubblicherò un ultimo video che è un po' un video di saluti, perché insomma devo partire, devo andare in vacanza. Quando torno poi vi farò un bel get ready with me con parecchi di questi prodotti che io vi mostrerò oggi, compresi gli accessori che vi farò vedere. Poi dopo una discussione con la mia amica Lucia, che saluto, ciao tesorina, e dove lei mi diceva che praticamente in questa noi ci scambiamo spesso, diciamo ci sentiamo tutto il giorno con i vocali, con WhatsApp, stavamo discutendo in merito appunto a questo kit di Fenty Beauty che prevede un illuminante in versione diciamo pocket e questo lip gloss. E lei mi aveva detto che non era riuscita a trovarlo. Io le avevo detto, ma sai, non sono molto convinta, anche perché insomma del lip gloss non ho sentito parlare particolarmente bene, però se lo trovassi lo prenderei, perché sono molto incuriosita appunto dall'illuminante. Allora, in questo kit abbiamo un illuminante e questo si chiama, allora devo un attimo capire, ok, le colorazioni. Allora, il gloss è un gloss universale, nel senso è un'unica colorazione e si chiama Fenty Glow, mentre l'illuminante che c'è all'interno di questo kit si chiama Asla Baby. E allora adesso ve li faccio vedere. Vi ricordo che nell'info box vi metto tutto, vi metto appunto anche i prezzi. Allora, questa è una versione mini appunto del lip gloss, che è un lip gloss che ha una colorazione diciamo molto naturale. Vedete, ha questo tipo di applicatore, ha una profumazione, aiuto, una profumazione fruttata molto gradevole, devo dire. E questo è il lip gloss,
vedete? E mi diceva la commessa che è un prodotto che fa anche da trattamento, può essere utilizzato, diciamo, anche per idratare le labbra, prevenire la formazione delle pellicine. Allora, io l'ho già utilizzato qualche volta e devo essere sincera, non spenderei diciamo questi soldini per acquistare il formato, diciamo, standard di questo lip gloss, perché mi sembra un lip gloss veramente molto molto simile a tanti altri e non ho notato questo effetto, come dire, super super idratante di trattamento. Invece l'illuminante mi è piaciuto molto. Allora, questo, vedete il formato, piccolo, piccolissimo, ma secondo me sono 2,2 grammi di prodotto, ma veramente sufficienti, perché alla fine c'è davvero molto prodotto. E questo è il colore, ed è questo oro, vedete, bellissimo, con appunto incise, vedete, la F e la B di Fenty Beauty. E anche di questo adesso vado a farvi uno swatch, guardate quanto è bello. È molto molto pigmentato e molto luminoso, vedete, quasi un effetto glow. Devo dire che all'inizio, quando l'ho provato, non mi aveva entusiasmata tantissimo, e poi l'ho riutilizzato e devo dire che non mi è dispiaciuto, perché ha un effetto quasi bagnato e soprattutto è un illuminante, ne ho tanti altri, insomma, di queste tipologie, che non ha bisogno di eventuali poi fissanti per il make up che tolgano un po' quell'effetto polvere, che in realtà non ha, perché rimane bello luminoso fin diciamo dalla prima applicazione. E dopodiché ho fatto una fesseria, nel senso che mi ero totalmente dimenticata di avere preso questo prodotto, ne ho preso un altro e quindi ho deciso poi di regalarlo a mia cognata. Sto parlando del Rose Gold Elixir Farsali, questo olio, appunto, trattamento, come dire, base per il trucco, può essere utilizzato come illuminante, può essere miscelato al nostro fondotinta per dare un effetto glow, può essere picchiettato sugli zigomi proprio per un effetto glow, oppure applicato sulle labbra per idratarle, nutrirle prima dell'applicazione dei rossetti liquidi, dei rossetti matte. Questo è un formato da 10 ml, ma secondo me è sufficiente, perché si fanno davvero tante applicazioni, poiché di questo prodotto veramente ne dobbiamo applicare pochissime gocce, proprio una goccia sulla fronte, una qui e poi stendere il tutto. L'effetto, diciamo, del fondo è molto più bello, più luminoso, si stende meglio, il trucco dura molto di più e anche la pelle del viso, diciamo, appare comunque più molto più luminosa, più distesa. Comunque davvero un buon prodotto rispetto all'Unicorn, che vi ho già detto forse in un video non mi ha poi così entusiasmata. E quindi questi sono gli acquisti che ho fatto da Sephora. Poi ho preso due prodotti per capelli in parafarmacia. Ero andata in realtà per acquistare delle cose per Manu e poi mi sono soffermata un po' tra gli espositori, appunto, dei prodotti per capelli, e la dottoressa, insomma, della parafarmacia mi ha consigliato due prodotti per capelli ricci, perché io stavo cercando appunto qualcosa per i capelli, insomma, per... a parte che vabbè, sono veramente sconvolti oggi i capelli, qualcosa appunto per i capelli ricci, per definirli, insomma. Io sono sempre, ho sempre questa ricerca eterna dei prodotti perfetti per i miei capelli, quindi vado sempre così a tentativi, e ho preso questi due prodotti di questo marchio, si chiama René Furterer Paris, e mi diceva che sono appunto dei prodotti professionali che vengono utilizzati anche nei saloni, appunto, di parrucchieri. E sono praticamente una crema, che è questa, ed è una crema sublima ricci per capelli ricci, crespi, toglie praticamente l'effetto, quell'effetto bruttissimo crespo, e sono tutti prodotti di origine naturale vegetale. Allora, questa è la crema e questo è uno spray, anche questo che sublima i ricci, ed è uno spray che riattiva proprio il riccio e dona appunto questo effetto capelli come le onde. Allora, io questi due prodotti li ho già utilizzati
E come li ho utilizzati? Dopo aver lavato i capelli e tamponati, cosa faccio? Li pettino, dopodiché applico prima la crema e vado a fare questo movimento qui per sollevare, quindi dare quest'idea di onda, e dopodiché applico anche lo spray, ma non lo applico così sui capelli, ma ne spruzzo un po' sulla mano e poi faccio sempre, diciamo, questo movimento per creare proprio la forma delle onde sui capelli. Diciamo che li ho utilizzati una volta soltanto. Mi interessava il fatto di utilizzare, di provare magari anche qualche prodotto che abbia un buon inci per vedere che effetto ha sui miei capelli. In ogni caso non mi sono dispiaciuti. Devo dire che l'effetto è bellissimo a capello fresco appena fatto, però l'indomani, diciamo, scusate se mi tocco spesso, sto morendo di caldo, l'indomani il capello è già bello che è sceso. L'unica nota positiva è che questi due prodotti non mi sporcano, non ingrassano assolutamente i capelli, i capelli possono rimanere per 2-3 giorni perfetti, puliti, non mi danno quella sensazione proprio di pesantezza, di capello grasso, perché insomma vuoi o non vuoi queste creme tendono un attimo a rendere un po' più corposo il capello, e io ne ho provate veramente tante. Il giorno dopo aver lavato i capelli sembravano veramente già grassi e sporchi. Non sono proprio economici, sono prodotti da parafarmacia, quindi hanno anche un costo. Non contenta, mi trovavo al Tulipana e la mia amica mi ha detto: provala, 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 mi piace tantissimo, ti troverai bene. E quindi ho preso anche questa crema, Riccio Scolpito, è una crema gel ricci definiti di Diego Dalla Palma. Chi mi segue sa che io utilizzo anche la crema per il riccio fluido, se non ricordo male, e non mi dispiace, mi piace molto la profumazione di questi prodotti. E vi dico subito che, se lo trovo scritto anche in italiano, questa è una crema gel ricci definiti, ricci modellati e disciplinati. È un prodotto che non ha parabeni, insomma non ha ftalati, comunque anche questo ha un buon inci. E la crema si presenta così, è questo tubone, ed è una crema che può essere utilizzata sia sui capelli umidi. Allora, avvolge ogni riccio esaltandone l'armoniosità, i capelli sono protetti dall'umidità e liberi dal crespo, per onde disciplinate e piene, diciamo belle ondulate. Come si usa? Applicare una piccola dose su capelli lavati e tamponati e poi procedere con la piega. Io ho intenzione di provarla anche sui capelli asciutti, comunque non l'ho ancora utilizzata e vi farò sapere. Voi sapete, io sono fissata con i capelli, compro sempre prodotti per capelli. Poi sono stata da MAC e da MAC ho preso un solo prodottino, ho preso un rossetto che è un po' insieme a tanti altri un'icona tra i lipstick di MAC. Questo, se non sbaglio, è un satin, non vorrei dire, no? Sì, un satin lipstick. Sto parlando del famosissimo Faux, come mi ha detto la commessa, o Faux, adesso non si capisce bene se è in inglese o in francese. Comunque, questo rossetto qui, questo è super 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 famoso, è un nude rosato, una sorta di color labbra, molto molto delicato. Allora, solito packaging dei rossetti di MAC, vi faccio vedere il colore. Questo ovviamente l'ho già provato e utilizzato, guardate la meraviglia di questo colore. Adoro anche il finish, i rossetti, i satin mi piacciono moltissimo, perché comunque rimangono dei rossetti molto molto pigmentati, molto scorrevoli, non seccano le labbra e hanno una ottima durata. Vedete, è un bellissimo rosa naturale, perfetto, è uno di quei rossetti, un passepartout per tutte le occasioni, per tutti i momenti dell'anno, periodi dell'anno, è un colore che sta bene su tutte le carnagioni, quindi felicissima di averlo acquistato. Poi sono stata da Bottega Verde. Da Bottega Verde, ragazze, ci sono sconti, super super sconti, soprattutto su tutte le linee riguardanti appunto i solari. E ho preso questo bagno doccia della linea Sol Tropical, bagno doccia dopo sole al latte di cocco ed estratto di lime, che ha un profumo pazzesco.
Sono tutti i prodotti, appunto, come vi dicevo, in super super sconto. Vi metterò appunto giù nell'info box tutti i prezzi. Ovviamente questo non l'ho ancora utilizzato, quindi non vi so dire, vi dico solo che la profumazione è paradisiaca. Come non ho ancora utilizzato questi prodotti, che probabilmente magari testerò, stavo cadendo tutto, testerò in vacanza. E quindi poi ve ne parlerò più avanti. Ho preso il balsamo senza risciacquo, sempre della linea Sol Capelli, che è un protettivo e disciplinante con estratto di noce verde, ed è appunto un balsamo senza risciacquo, che va quindi o spruzzato sui capelli o sulla mano e poi applicato, e conferisce ai capelli questa morbidezza e questa lucentezza. Mi piacciono moltissimo i balsamo senza risciacquo, ne ho provati altri e mi sono sempre trovata molto bene. E poi in realtà ero andata per questo prodotto che non vedo l'ora di utilizzare, sempre della linea Sol, ed è il siero di definizione onde morbide effetto mare. Tanto per rimanere in tema, quindi un siero per capelli per creare onde effetto mare, e anche questo è un siero con latte di cocco ed estratto di lime. Anche la confezione, la boccetta è veramente bellissima. Guardate, è appunto un siero così, con questa consistenza lattiginosa, e deve essere un prodotto secondo me molto interessante. Vi vado a leggere qualcosa. Quindi è un prodotto professionale che in un solo gesto sublima la chioma, regalando meravigliosi capelli mossi effetto mare, quindi crea delle onde. La speciale formula con latte di cocco ed estratto di lime vanta un innovativo effetto memoria che ripristina il mosso naturale dei capelli, sublimandone la luminosità e definendo le onde. Si può applicare il siero sui capelli ancora umidi e poi procedere appunto all'asciugatura, ma può essere utilizzato per ravvivare il riccio, l'onda, anche sui capelli asciutti. E quindi io non vedo assolutamente l'ora di provare anche questo prodotto. Poi sono stata da OVS, e da OVS ho preso due prodotti fantastici. Il primo, che volevo acquistare ma non trovavo mai, ho preso della linea I Heart Makeup. Vi ho fatto anche un video su tutte queste palette, quindi se vi va di vederlo, insomma, magari ve lo linko giù nell'info box. Ho preso anche la Mint Chocolate, questa palette bellissima che adesso vi faccio vedere. Sempre barretta di cioccolato, ma in questo caso abbiamo questo color verde menta, e gli ombretti all'interno sono veramente bellissimi. Fatemi sapere se magari vi piacerebbe un Get Ready With Me anche con questa palette, che molto probabilmente, anzi sicuramente, se vi va, ve lo giro magari quando torno dalle vacanze. È una palette un po' fuori dalla mia comfort zone, perché ci sono dei colori abbastanza particolari. Per esempio, ragazze, guardate questo giallo, che non lo so, potrei eventualmente anche utilizzare, provare a fare un make up. Comunque è una palette bellissima, con colori matte, colori shimmer, ci sono dei bellissimi verdi, e quindi una palette secondo me che può essere tranquillamente utilizzata anche durante il periodo invernale. Poi devo dire che ho rivalutato alla grande questo mascara, lo sto amando follemente, usato in combo con il primer, sempre di Essence, per le ciglia. Io lo sto amando follemente, e quello che ho su oggi, che mi fa delle ciglia, almeno per il mio standard, perché io ho delle ciglia veramente... come dire, dico sempre sfigate, perché sono poche, sono sottili, sono corte, quindi ho bisogno veramente di un prodotto che faccia la differenza. Io sto amando questo mascara che ho preso sempre da OVS, Lash Princess, nella versione False Lash Effects, quindi con questo effetto ciglia finte, e quello appunto con tutti questi inserti verdi. Io ho sempre utilizzato quello con gli inserti arancio, ma devo dire che con questo mi trovo decisamente meglio. Vedete, questo è l'applicatore, riesce a prendere e cogliere tutte le ciglia, mi fa questo bellissimo effetto ciglia finte, quindi io sono veramente molto contenta. Scusate ragazze, ma veramente sto soffocando. E dopodiché passiamo subito alle collaborazioni. Allora, io partirei innanzitutto con Banggood, e ringrazio come sempre Alessia, che è la ragazza insomma che mi contatta, e vi faccio vedere cosa mi ha inviato
Allora, aspettate un attimo perché li ho tutti insieme, così adesso ve li faccio vedere. Ovviamente queste aziende danno un budget e chiedono anche fra tanti prodotti, ecco, che loro vi propongono, di scegliere qualcosa. E io ho scelto questi due prodotti. Allora, questo set di pennelli, cioè, guardate quanto sono belli, così, come dico io, tutti unicornosi, e sono veramente bellissimi. Ve ne faccio vedere appunto qualcuno, ve ne mostro uno di questi un po' più grandi. Allora, questi pennelli sono molto piccoli come dimensione, assomigliano tantissimo ai pennelli di Essence. Guardate com'è carino il manico. E molto molto pennelli di Essence, sono ovviamente pennelli con il pelo sintetico, sono molto molto morbidi, non li ho ancora utilizzati perché ovviamente ve li volevo far vedere ancora intonsi. E poi magari ve ne mostro un altro di questi piccoli, magari, ecco, questo è un pennellino da sfumatura, guardate, sono veramente molto molto carini, molto molto morbidi. E non vedo l'ora di utilizzarli. Tra l'altro ne ho sentito parlare veramente benissimo di questi pennelli. Sì, assomigliano moltissimo ai pennelli di Essence, proprio nella fattura e anche nella tipologia di pennello. E sono veramente carinissimi. Vi ricordo che vi lascio giù nell'info box tutti i link per andare a vedere questi prodotti sul sito, nel caso in cui decidiate per l'acquisto. In questo momento in cui io sto girando il video, non so ancora se Banggood mi darà un codice sconto per voi. In ogni caso controllate comunque giù nell'info box. E poi ho scelto questo trio di cialdine da contouring, che purtroppo, come vi ho detto nelle stories di Instagram, mi è caduto per terra e non appena l'ho ricevuto, e quindi insomma si è leggermente rotto. E questo è il trio con, come potete vedere, una terra e due illuminanti, che adesso magari vi swatcho anche. Allora, questa è la terra, che però è leggermente aranciata, quindi non so se è proprio perfetta per fare il contouring. Poi abbiamo due illuminanti, uno più chiaro e l'altro un po' più scuretto, e sono davvero, guardate, molto 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 pigmentati. Questi sono tutti i prodotti che devo provare perché ho intenzione di farveli vedere in azione. Non so come sistemarli qui, vi volevo far vedere, ecco, degli swatch, magari degli illuminanti, e qui al lato mettiamo la terra. Ecco, vedete, sono pigmentatissimi e ve li voglio fare vedere in azione durante un Get Ready With Me, quindi rimanete sintonizzate sul canale così li vedrete mentre utilizzo, li utilizzo, sarà il caldo e vado un po' così. Mentre per quanto riguarda il sito Beauty Big Bang, ho potuto scegliere tra tanti prodotti, ho potuto sceglierne tre, e adesso vi faccio vedere che cosa ho preso. Siccome sono nella fase pennelli, che voglio rinnovare i miei pennelli, eventualmente se riesco vi faccio passare dei close up, insomma, di tutti questi prodotti. Allora, vedete, ho preso questo set di pennelli, sono 3, 4, 5, 6, 7 pennelli, mentre quelli di Banggood erano 6. Questi sono 7 pennelli che arrivano così dentro la loro confezione in plastica, e vedete, perfettamente come dire, tutelati insomma da questa retina. E anche questi ve li faccio vedere, cioè, guardate, sono bellissimi anche questi, super super morbidi. La cosa che mi piace un po' di più di questi pennelli è che sono molto 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 più fitti, ci sono molte molte più setole. Per esempio questo è un pennello per il viso, ve ne faccio vedere uno, c'è anche, vedete, un pennello penna, guardate quanto è bello,
sono veramente molto molto belli. Tra l'altro li ho visti anche in altri video, altre ragazze ne hanno parlato di questi prodotti, di questi pennelli, insomma ho sentito dire che sono dei pennelli veramente molto molto performanti e quindi io non vedo l'ora di utilizzarli. Anche di questi ovviamente vi lascio giù nell'info box tutti i link, e in questo caso so già che Beauty Big Bang ha riservato per voi un codice sconto che io vi inserisco appunto giù nell'info box. Ve ne faccio vedere un altro, guardate, questo è bellissimo. Questo è un pennellino così piatto, ma che secondo me può essere perfetto per l'applicazione dell'illuminante. Insomma, io ragazze non vedo l'ora di utilizzarli e quindi molto probabilmente ve li farò vedere appunto durante un Get Ready With Me, così vediamo un attimo come si comportano. Comunque sono 1, 2, 3, 4 pennelli per il viso e... 1, 2, 3, 3 pennelli per gli occhi. Poi cos'altro ho scelto? Ho scelto un liquid lipstick, questo è il Beauty Big Bang Matte Liquid Lipstick ed è appunto un rossetto liquido matte che ha una colorazione bellissima. Io ho scelto la numero 03 Dolce K, che è appunto un nude marroncino, di quei nude che mi piacciono tantissimo. Vi faccio vedere l'applicatore, che si presenta così ed è proprio un bellissimo color mandorla, è proprio bello bello bello. Oddio, applicandolo in realtà è un po' più scuretto e la cosa non mi dispiace, perché se fosse stato troppo troppo chiaro su di me magari sarebbe andato a sbattere. Il colore è pazzesco, cioè guardate quanto è bello. Ha una profuma di frutta e ha una colorazione bellissima. Vi farò sapere più avanti di questo rossetto, ma l'ho swatchato comunque già prima quando mi è arrivato. Si asciuga perfettamente, diventa totalmente opaco ed è un colore veramente bellissimo. Non immaginavo, perché, cioè, devo dire la verità, ero un po' scettica, ma quando ho visto questi prodotti, anche come mi sono arrivati, perfettamente imballati, impacchettati, e comunque non ho dovuto aspettare tantissimo tempo, sono rimasta davvero davvero molto entusiasta. E poi ho preso un altro prodotto che mi incuriosiva, la Beauty Big Bang Powder. Questa è una cipria in polvere libera, ragazze, che non vedo l'ora di utilizzare, perché questa l'ha presa anche la mia amica Lucia del canale Cravis Girl, la nominiamo ancora, e mi ha detto che è una bomba. E io ho preso la colorazione numero 02. Anche questa è arrivata perfettamente chiusa, con il nylon perfetto, anche le confezioni sono veramente molto molto curate, come avete potuto vedere, e si presenta così, vedete, è ancora completamente sigillata, vedete, e all'interno anche la sua spugnetta per applicarla. E allora io vorrei un attimo aprirla perché voglio vedere insieme a voi la colorazione, perché ovviamente come in tanti altri siti magari le colorazioni, diciamo, non sono propriamente, come dire, attendibili, quindi è sempre un rischio. Però ho già visto così approssimativamente, che vedendola diciamo da qui, che per me questa colorazione è perfetta. Allora ragazze, la apro e torno da voi. Allora ragazze, sono riuscita ad aprirla, adesso vi faccio vedere la colorazione. Per quanto mi riguarda è perfetta ed è, ha una texture sottile sottile sottile, proprio setosissima questa cipria, super super setosa. Allora provo a metterla, a stenderla qui, vedete? È proprio super super setosa, ha una colorazione si può dire quasi traslucente, quindi per me è perfetta, non vedo l'ora di utilizzarla. È proprio super super sottile, secondo me perfetta anche per il baking, che io non faccio perché avendo un contorno occhi molto molto secco difficilmente faccio il baking. Comunque secondo me è una cipria che si presta benissimo. Dunque ragazze, io vi ricordo che trovate tutte le informazioni giù nell'info box, tutti i relativi link. Ringrazio anche la Clara,
di Beauty Big Bang ed Alessia di Banggood. Il video finisce qui, spero che vi abbia tenuto compagnia, che vi sia piaciuto, vi mando come sempre tanti baci e se vi va ci vediamo al prossimo video. Ciao, ciao, ciao!